Nel suo ruolo da ministro, quali sono gli obiettivi più importanti per l'Italia e per l'Europa nel tema di immigrazione? Io dovrei prima di tutto precisare anche cos'è il mio ministero. Il mio ministero si occupa di integrazione e integrazione vuol dire anche una comunicazione tra diverse persone, quindi non è solo immigrazione, ma è anche la cittadinanza italiana. Quindi il mio ministero dovrebbe portare fuori quelle che sono le buone pratiche e cercare di favorire l'inclusione delle persone nella società italiana. E soprattutto fare in modo di promuovere tutto quello che può aiutare l'inclusione nella società. E poi questa conferenza oggi ha l'obiettivo di portare insieme quelle che fanno la politica, quelle che fanno la ricerca. Secondo lei può essere, portare bene questo rapporto, questo dialogo? Io penso proprio di sì, perché in quasi tutte le mie interviste, nel mio percorso, io credo che l'integrazione non debba soltanto limitarsi a un paese, ma deve andare oltre le frontiere. Quindi parlare di politiche di integrazione, parlare di politiche dell'immigrazione, ma a livello europeo. E confrontarsi è positivo ed è anche un valore aggiunto per chiunque partecipa a questo convegno. E poi nel senso di integrazione, parliamo dell'integrazione italiana, ma anche l'integrazione europea? Potresti dire qualcosa? Sì, ormai se si parla di integrazione bisogna parlare di Europa. Quando si parla di integrazione bisogna parlare di Europa perché anche per la mobilità, per il fatto che non è più soltanto l'Italia con i propri confini, ma l'interno di un sistema che debba cominciare a guardare anche come si muovono le persone su quel continente, in quella comunità. E questa aiuterebbe nell'ambito dell'inclusione di poter confrontarsi sui diversi modelli, in modo anche da cercare dei criteri, da cercare anche degli strumenti che devono accomunarsi, andare verso l'unificazione e possono dare anche una sicurezza e un rafforzare le politiche di ogni paese. Grazie.